babilonese Berosso e quello egiziano Manetone, parlando della vita, oppure anche la lista, sumerica dei re, dei sumeri, parlano di vite di questi qui intorno, che vanno dai 30.000 ai 40.000 degli anni nostri. Che è una cosa che fa ridere, no? No, non va bene. Le profezie le possono organizzare. Ma noi passiamo sulle tasse. Dunque, 30.000-40.000 degli anni nostri fa più o meno 450-500 delle nostre vite. Ok. Noi sulla Terra abbiamo delle farfalle che vivono 24 ore e delle testuggini che vivono 200 anni, che se non sbaglio fa 70.000 volte la durata della vita. Sono fatte dello stesso DNA, della stessa biochimica, respirano la stessa aria, vivono sullo stesso pianeta, sono fatte delle stesse molecole, ma uno vive 70.000 volte la durata di vita di un altro. Questi qui, se vivevano 35.000 anni, vivevano solo 500 volte la nostra durata di vita. Quindi abbiamo sotto gli occhi la prova che è possibile, ma ce l'abbiamo sotto gli occhi. Quindi potrebbe essere qua. E avrebbero potuto anche organizzare le cosiddette... Tant'è che gli adamiti, con i quali loro si univano sessualmente, avevano vite di 800-900 anni. Fino a quando, nel capitolo 6 della Genesi, gli Elohim decidono di non unirsi più con loro, e difatti dice scritto che la loro vita sarà di 120 anni. Difatti, se si continua a leggere la Bibbia, si vede che da quando gli Elohim prendono quella decisione, la durata di vita degli adamiti diminuisce drasticamente, continuamente. Passano 600 anni, 500, 400, 300, 200, poi si arriva ai 120 anni di Mosè, eccetera. Quindi è un discorso che nella Bibbia è tutto logico. Dopodiché io non posso dirvi è vero, perché io non ho le prove. Io devo far finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero. Tutti fanno finta, cioè soprattutto i teologi fanno finta che la Bibbia parli di Dio. Solo che loro la danno come verità, io no, io dico, io faccio finta e prendo per vero ciò che leggo e vi leggo e vi dico ciò che c'è scritto. Dopodiché di lì in avanti è decisione vostra, crederci, non crederci, perché io non ho né gruppi né sette né niente, io come sapete parlo dove vengo chiamato a parlare, non ho la vocazione del predicatore, quindi se la gente smette di chiamarmi io smetto di parlare immediatamente, torno ad andare in bicicletta appena le mie condizioni me lo consentiranno. E quindi io vi racconto le cose perché ognuno ne faccia quello che vuole. Quindi, basta. Ma Mosè ha 120 anni. C'è qua uno che... Ah sì, però domanda, però vuole dire qualcosa. Ma non si ha la certezza della morte di Mosè? No, la morte di Mosè 120 anni è stato quando la morte di Mosè è una cosa bellissima. È uno dei non morti della Bibbia, assieme a Enoch e assieme ad Elia. Questo vuol dire che... Perché sono stati portati via da loro. E la Bibbia se lo dice chiaro. Allora, perdono, che poi devo stare attento alle cose che dico. Enoch è stato portato via da loro. Elia è stato portato via da loro. Portato via non perché rapito, ma volontariamente. Cioè lui sapeva di andare in questo posto che si chiama Betel, dove partivano questi oggetti dei... Betel vuol dire casa di El. Dove partivano questi oggetti, quindi lui va volontariamente in quel posto lì, sale su un ruach e questi qui se lo portano via, e via via, non si sa più. Enoch, dice la Bibbia, andava avanti e indietro con gli Elohim, finché gli Elohim se lo sono preso e se lo sono portato via. Mosè, quando si arriva alla terra promessa, lui sale sul monte e dice a me non è consentito per motivi di entrare nella terra promessa. E quindi la cosa bellissima è che la Bibbia dice era in perfetta salute e decide di andare a morire. E va nella valle di Moab, accompagnato dai suoi due fedelissimi, Eleazaro e Giosuè. Eleazaro il fedelissimo dal punto di vista, diciamo così, fra virgolette, religioso, e Giosuè invece il suo comandante in capo, il militare. E di lui poi non si sa più nulla. Cioè i due ritornano. Giuseppe Flavio, scrittore giudeo-cristiano del primo secolo d.C., che riprende per i Romani tutta la Bibbia nel suo libro Antichità Giudaiche, pubblicato da Hotet, dice che Mosè andò appunto nella valle di Moab, poi arrivò una nube che se lo portò via. Ma nube è il termine che nell'Antico Testamento viene costantemente utilizzato per indicare i mezzi
con cui si spostavano quelli lì. E uno dice, vabbè. Ma Giuseppe Flavio aggiunge, e fu costretto lui a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se ne era andato con le divinità. Cioè, è una frase stupenda. Pensate alla trasfigurazione, avete presente il fenomeno della trasfigurazione di Gesù, quando Gesù prende i tre discepoli più fedeli, va sul monte e subisce quella trasfigurazione per cui una luce ne arriva dal cielo e lui si trasforma, eccetera. Chi è che si presenta a Gesù in quel momento lì? Elia e Mosè, due non morti. Cioè due che gli Elohim si erano portati via. E si fanno, tornano e si fanno vedere da lui. Io non so se è vero o no, però quello c'è scritto, io faccio finta che sia vero e vedo che cosa mi viene fuori. E se quello che viene fuori è coerente, beh, se non è coerente dirò che i libri non sono coerenti, non è un problema mio. Però la cosa curiosa è che a lui si presentano due non morti, non due che figurerebbero risuscitati, no, non morti, due portati via dagli Elohim. E siccome adesso, arrivo ho visto la mano alzata, arrivo. Adesso ci sono i genetisti che stanno allungando la vita e sanno come fare, agendo sulle telomerasi dei cromosomi, e quindi stanno allungando di molto la vita dei topi, probabilmente lo stanno già facendo anche sull'uomo. E tra l'altro ci sono quelli che stanno scoprendo, genetisti ufficiali, accademici delle università, la funzione che ha loro sulla telomerasi dei cromosomi. E che cos'è che volevano gli Elohim e tutte le divinità antiche? Loro. Agire sulle telomerasi vuol dire, sui telomeri, scusate, non sulle telomerasi. I telomeri sono le code dei cromosomi, che man mano col passare della vita queste code si accorciano, si spezzano, ne perdono dei pezzi, quindi i cromosomi invecchiano. Se si riescono a mantenere integre le code dei cromosomi, i cromosomi rimangono giovani e tutto il corpo rimane giovane. E quindi vive molto di più. Quindi se si può, per esempio loro usano, i genetisti usano attualmente un enzima che chiamano non a caso telomerasi, che tiene integre le code dei cromosomi e quindi i topi vivono molto di più. Loro pare avere una funzione importante, sono cose recenti, su cui si lavorerà in contatto con un ricercatore dell'Università di Bologna che sta facendo certe cose. E quindi il fatto che questi qui potessero vivere così, cioè se avevano la tecnica per agire sui telomeri, il gioco è fatto. Tant'è che quando si dice prima, abbiamo letto prima nella Bibbia di Gerusalemme, se vi ricordate, il discorso del peccato originale non è una condanna per una colpa commessa, ma è un'azione preventiva. Se voi leggete la Bibbia, e vi prego leggetela, troverete scritto che quando Adamo ed Eva, insomma, ha quel rapporto sessuale, perché mangiare il frutto nella Bibbia vuol dire avere rapporto sessuale, la mela non c'è nella Bibbia, tanto per intenderci. La Bibbia non parla dell'amore. E la mela viene introdotta quando viene tradotta in latino, siccome l'albero del male, male è malum, ma malum significa anche melo, quindi è diventata la mela. Ma nella Bibbia ebraica la mela non c'è. Così come non c'è il Mar Rosso, attraversano lo Yam Suf, che è un mare di canne, cioè un canneggio, una palude, non il Mar Rosso. Vabbè. Gli Elohim dicono, adesso l'Adam è diventato come uno di noi, cioè è già diventato, non lo diventerà. E dice quindi, adesso che non abbia accesso all'albero della vita, e quindi lo allontanano. Perché se l'Elohim avesse avuto accesso all'albero della vita, molto probabilmente avrebbe avuto accesso, avesse avuto accesso all'albero della vita, molto probabilmente avrebbe avuto accesso alle tecniche che garantivano la vita lunga come quella degli Elohim, nel qual caso l'Adam sarebbe diventato ingestibile, perché sarebbe diventato esattamente come loro, anche come durata di vita. Allora lo allontanano. La cosa curiosa è che non so chi di voi ha letto l'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh era figlio di uno di loro e di una di noi, in uno dei tanti, fra virgolette, semidei. Gilgamesh a un certo punto vuole avere la vita lunga. Allora uno dice, e la chiede.
chiede a, fra virgolette, gli dèi. Però uno per chiedere la vita lunga agli dèi cosa fa? Non so, assume l'atteggiamento che uno si mette in ginocchio, ma non lo so, ognuno fa quello che vuole e prega gli dèi di dare la vita lunga. No, lui fa un piano. Per ottenere la vita lunga, Gilgamesh deve fare un lunghissimo viaggio per andare nel posto dove la vita lunga veniva data, perché se non andavi lì, col cavolo che avevi la vita lunga. Quindi gli adamiti vengono allontanati dal posto dove si dava la vita lunga. Gilgamesh, che vuole avere la vita lunga, sa che deve andare lì, perché se non va lì non va nel posto dove si praticano quelle tecniche, e se non vai lì la vita lunga te la sogni. Cioè, è interessantissimo tutta questa roba qui, perché è tutta, ripeto, non so se è vera, perché io non ho le verità, perché non ho le prove, ma ha senso. Dopodiché che sia vera, magari lo scopriremo, non so quando lo scopriranno, non lo so, ma ha senso. Tutto il resto invece è, cioè quando io leggo appunto, cioè, no, se la deve mani alzata, scusate che non voglio mai passare adesso. Sì, ma è attinente, voglio dire, la domanda più o meno su questo. Ah, ok. Quando si parla di Dio onnipotente o di Dio buono, o di Dio buono, di nuovo uno, adesso il nuovo libro che esce con Mondadori, che esce a ottobre e che ho scritto a quattro mani con una docente di filosofia del diritto dell'Università Milano Bocconi, dove lì mi farò qualche altro centinaio di nemici nel mondo accademico, perché lì documentiamo come la giurisprudenza italiana sia condizionata dalla teologia cristiana, che fa derivare dalla Bibbia dei principi definiti assoluti e non negoziabili, ma quei principi nella Bibbia non ci sono, anzi c'è l'esatto opposto. Quindi lei documenta tutta la sua parte relativa all'aspetto giurisprudenziale, lei è titolare di cattedra, quindi tutto l'aspetto giurisprudenziale io documento, e infatti il libro è intitolato La Bibbia non l'ha mai detto, e come sottotitolo è Perché la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini. Qualche centinaio di libri più e meno non mi cambia la vita. Genesi 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore, cioè Yahweh, gli apparve e gli dice, intanto gli apparve. In ebraico non c'è scritto gli apparve. In ebraico c'è scritto gli si fece vedere, che è una cosa diversa. Perché voi avete mai detto a un vostro amico sono due anni che non mi appari? Dice, sono due anni che non ti fai vedere, no? Perché in ebraico c'è scritto questo, Non che sono due anni che non. In ebraico c'è scritto Yahweh gli si fece vedere, cioè è arrivato lì, sono qui. Io sono Dio l'Onnipotente, in ebraico c'è Ani El Shaddai. Note. La traduzione comune onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Si è proposto Signore della montagna, ma sarebbe preferibile Signore della stella. Allora, qui nelle Bibbie c'è scritto Dio Onnipotente. Quale Bibbia di Gerusalemme. Nella nota c'è scritto significa ok. Vabbè, no, io faccio avvocato anche delle contestazioni, quindi vuole per qualcuno dice non ci sta scritto nel. No, confermo. Pagina 53 dell'edizione del 2009, ristampa del 2013. Quindi la cosa più probabile è io sono il Signore della stella. Vabbè, se questo viene detto che, che è logico e coerente, perché a lui è stato assegnato un territorio che era la steppa del Negro. Quindi questa roba qui è pure coerente. Non c'è bisogno neanche di inventare niente, è coerente con il resto del racconto biblico. Perché onnipotente? È perché siccome Dio deve essere onnipotente, onnipotente da qualche parte ce lo devo far stare. Però signora, cioè, voglio dire, poi quando questi qui dicono a me Biglino si inventa le traduzioni, dico ragazzi un po' di dignità, per cortesia. Documentatemene una che io mi sia inventato. Una documentate, non ce la faccio.
Dio è buono. Allora, persino gli ebrei si pongono il problema, allora, tutti conosciamo dal catechismo la vicenda dell'Esodo, cioè di quando il faraone non voleva far uscire gli ebrei, no, dall'Egitto. E allora a un certo punto Dio dice: io indurirò il suo cuore così che non farà uscire il mio popolo dall'Egitto, e poi così darò prova della mia potenza. E per dar prova della sua potenza stermina i primogeniti innocenti. E questo è un problema che gli ebrei si pongono. Come fa un Dio buono a sterminare degli ebrei innocenti? Se lui per primo dice: io ho indurito il cuore in modo che non li faccio uscire, e poi ammazzo degli innocenti per ammollare quel cuore che io ho indurito. È un po' strano questo Dio qui, cioè, voglio dire, sarebbe da analizzare dal punto di vista psicanalitico, quantomeno. Gli ebrei, parlando proprio dei primogeniti, pur essendo l'espressione della sua misericordia, qui compare anche nel contesto del castigo divino. Quest'ultimo, infatti, è manifestazione del suo immenso amore per Israele. Certo. Finito. Lui ama Israele, non l'umanità. Il resto dell'umanità lui la massacra, e in altre parti c'è scritto come fa un buon padre. Ciò significava che una donna qui c'è tutti i primogeniti, quelli che sono morti, anche quelli che erano fuori dall'Egitto, lasciamo stare. Come fa un buon padre, il padrone di casa può agire in base al principio di anticipare anche uno che viene per ucciderti. Cioè, quindi, chiunque facesse male a suo figlio, lui lo uccideva, perché era buono, perché amava Israele. Difatti, se noi prendiamo il Salmo 136, leggete i salmi, che sono dei magnifici canti di guerra, di una ferocia incredibile. Salmo 136. Perché l'amore di Dio, perché eterno è il suo amore, o misericordia, dipende da come lo traduce, ma tanto significato lo stesso. E questo è scritto 15-20 volte. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterno è il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché eterno è il suo amore. Colpì grandi re, dunque, travolse il faraone e il suo esercito nel mare, perché eterno è il suo amore. Colpì grandi re, perché eterno è il suo amore. Uccise re potenti, perché eterno è il suo amore. Tolse le loro terre, perché eterno è il suo amore. E le diede in eredità a Israele, al suo servo, perché eterno è il suo amore. Cioè, lui è Dio d'amore, perché uccide i nemici di Israele, gli toglie le terre e le dà a Israele. Ma la Bibbia è tutta coerente con questo. Per questo dico Dio esiste, ma per carità, ripeto, mia madre è morta a febbraio, 93 anni, eccetera, e vabbè, ultimamente non era tanto più a posto, ma prima, quando era a posto con la testa, mi diceva, leggeva i miei libri e mi diceva: guarda, secondo me potresti anche aver ragione tu, ma io ogni tanto prego perché non si sa mai. E io le dicevo: bravo mamma, prega perché non si sa mai, perché non lo so neanche io. Quindi non ti dico non pregare, perché non lo so. Quindi prega, magari hai ragione tu, magari poi di là c'è e te lo trovo. Quindi non mai ho detto a mia madre non pregare. Devo, prega, ci mancherebbe. Però la Bibbia è un'altra roba. Finisco, Salmo 137. Figlia di Babilonia, beato chi ti ricambierà quanto hai fatto noi. Beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. La beatitudine infinita. Salmo 18. Questo qui è un salmo che sicuramente avete sentito leggere in chiesa, almeno nella prima parte. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza. E questi sono i versetti che leggono in chiesa. Poi smetto. Siamo sempre al Salmo 18. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non sono tornato senza averli annientati. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me i miei avversari e io ho sterminato quelli che mi odiavano. Sia esaltato il Dio della mia, sempre lo stesso salmo, Sia esaltato il Dio della mia salvezza,
il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha soggiogato i popoli. Cioè sia esaltato il Dio della vendetta. Faccio o no un lavoro da cretino, porca miseria? È perché lo faccio, perché poi la gente non legge la Bibbia. Altrimenti se la gente leggesse la Bibbia io mi ritiro, sparisco. Perché non c'è bisogno di un deficiente come me che vi legge la Bibbia. Ma alla fine quante ne ha sterminati questo Dio? Centinaia di migliaia. Tant'è che in uno dei miei lavori, che è l'invenzione di Dio, che è fatto da un libricino più un DVD, lì ho nel DVD ripreso, ho detto, allora facciamo finta che Yahweh sia ancora vivo, visto che è Dio, è vivo. E uno che è vivo può essere processato in contumacia. Allora ho portato i principi giuridici che sono stati utilizzati per condannare i gerarchi nazisti a Norimberga e ho chiesto se c'è qualcuno, qualche magistrato con le palle, che abbia la volontà di mettere sotto accusa Yahweh per crimini contro l'umanità, utilizzando esattamente gli stessi principi giuridici che sono stati utilizzati a Norimberga. Compreso il principio giuridico della retroattività, cosa che è stata inventata apposta per Norimberga perché non c'era. Cioè nulla pena sine lege, cioè prima, fino a quel momento lì, era tu non puoi condannare uno per una cosa che ha commesso prima che fosse promulgata una legge che proibiva quella cosa. Per Norimberga invece hanno elaborato questa cosa qui, perché hanno detto ci sono dei principi che riguardano l'umanità che vengono prima di ogni legge. Beh, lui ha violato tutti quei principi. Genocidio, infanticidio, femminicidio, infanticidio selettivo, l'ha fatto, tutto quello che poteva fare l'ha fatto, esattamente come Gerarchi Manzisti.